Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Palla Ovale. Diamo uno sguardo ai risultati delle partite giocate durante la decima giornata di campionato di Serie A. Rugby Benevento batte l'Aquila Rugby 39 a 25. La Gran Sasso Rugby invece batte la Capitolina 25 a 20. La Primavera Rugby 26 a 11 il Pesaro. Diamo ora uno sguardo alla classifica. Nonostante le ultime due sconfitte, l'Aquila rimane a 34 punti al primo posto, seguita dalla Primavera con 30 punti. Terzo posto per il Benevento, 28, seguito dalla Capitolina con un punto di differenza, a 27. La Gran Sasso Rugby, 21 e il Pesaro rimane e chiude la classifica a 9 punti. Ora guardiamo nel dettaglio il servizio su Benevento-L'Aquila del nostro Giorgio Alessandri. L'Aquila Rugby uscita sconfitta 39-25 dal Pace Vecchia di Benevento, dove meno distrazioni e più motivazioni hanno premiato i campani padroni di casa. L'ottopagine doveva conquistare la vittoria per sperare nel passaggio alla pool promozione, e così è stato, considerata la concomitante sconfitta della Capitolina in casa della Gran Sasso. A Benevento il primo tempo dei Nero Verdi è da dimenticare: poco gioco alla mano e mischia poco incisiva portano i padroni di casa a sottomettere l'Aquila. Al quinto minuto la meta di Pirco Passariello ha aperto le danze, trasformata da Sean Triweck, autore di 10 punti. C'è solo un calcio piazzato di Francesco Cozzi a muovere il tabellino dei Nero Verdi, ma il Benevento realizza altre due mete, di cui l'ultima tecnica in finale di tempo, con l'Aquila in doppia inferiorità numerica, a causa dei Gialli a Pietro Antonelli e Antonio Barducci. Nella ripresa è iniziata un'altra partita. Dopo due minuti è andato in meta Luca Cagliazzo per il 25-8, al 59 è Francesco Valmisano a schiacciare la palla oltre i pali. Ma altre distrazioni in difesa generano la meta del bonus del Benevento al 67 con Marco Petrone. Il finale è nero verde con due mete, Nicolò Speranza e ancora Cagliazzo, che portano l'aquila sul break 32-25. Negli ultimi secondi c'è tuttavia spazio per gli ultimi sette punti dei padroni di casa che festeggiano l'obiettivo del terzo posto nel girone 4. Da segnalare nell'Aquila l'esordio assoluto del giovane tre quarti Giorgio Rettagliata, classe 1999, entrato nella ripresa. Nella pulla promozione, a cui l'Aquila Rugby è già stata ammessa da tempo, la squadra di Troiani e Rotiglio se la vedrà con avversarie molto ostiche, l'Accademia federale Ivan Francescato, Medicei e Recco, prime tre classificate del Girone 1, oltre che Primavera Roma e Benevento. Buonasera, siamo qui con la seconda linea Grassi e Fusco dell'Aquila Rugby nonché Agostino Sette, team manager. Eh, buonasera, Agostino. Buonasera. Volevo sapere un attimino cosa pensi del, della classifica alla decima giornata di campionato. Beh, diciamo che noi abbiamo rispettato le aspettative, abbiamo vinto il nostro girone, eh, diciamo, i ragazzi hanno, hanno dato il massimo per raggiungere l'obiettivo. Eh, in questo momento mh, ci stiamo concentrando su quello che è il prossimo girone che andremo, aff che andremo ad affrontare, che è quello della promozione. E quindi diciamo, i ragazzi, lo staff, eh, la società e tutti quanti siamo impegnati per questo obiettivo che ci, che ci troviamo davanti. L'Aquila è sempre prima in classifica con 34 punti nel suo girone. Eh, cosa è andato storto nelle ultime partite? Ad esempio l'ultima che avete giocato domenica con il Benevento. Prego, grazie. Ma diciamo è stato un problema prettamente mentale, eh, forse non eravamo, tra di noi non eravamo abbastanza motivati per andare a affrontare una partita che ci aspettavamo dura a Benevento, perché comunque il Benevento avendo bisogno di punti si era preparata molto bene, non abbiamo avuto un primo tempo molto difficile, però nel secondo tempo quando abbiamo imposto il nostro ritmo avevamo quasi ribattuto il risultato, poi purtroppo sono arrivate due mete che ci hanno un po' chiuso la porta in faccia sotto questo punto di vista. Ok, e visto che insomma voi atleticamente siete una squadra uh, dall'ottima preparazione rispetto alle altre che mi è capitato di vedere, eh, possiamo dire che il vostro problema è più che altro così di atteggiamento, un atteggiamento mentale? Beh, sicuramente questa partita ha influito molto. Diciamo che il primo tempo siamo decisamente rimasti nello spogliatoio e questo purtroppo non è... ce l'hanno fatta pagare. Quindi abbiamo provato a riscattarci nel secondo tempo. Abbiamo aumentato il ritmo il livello, ma ehm, purtroppo degli errori hanno... ci hanno visto perdere. Quindi, certo, fisicamente c'eravamo ci siamo stati tutta la partita, ma. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la partita Agostino. Tuttavia possiamo dire che le accuse, eh, le cosiddette accuse di biscotto decadono a questo punto. Eh, sì, diciamo per noi erano del tutto inesistenti, non c'era nessuna intenzione da parte nostra. Purtroppo sono state. Ogni partita ha una storia a sé e, e questo e noi non, non pensiamo agli altri, pensiamo. Unicamente all'incontro che andiamo a disputare ogni giornata. Eh, probabilmente eh, legandomi all'ultima, questa ultima di Benevento, la pausa è stata troppo lunga, essendo la nostra una squadra estremamente giovane, periodi di, di rilassamento magari portano via la concentrazione, che comunque è stata massima da parte di tutti i ragazzi per l'intero campionato. Eh, quindi, questa sosta non, non ci ha fatto bene. Ecco. Agostino, eh, vediamo un attimo la classifica e praticamente abbiamo l'Aquila che è prima e la Gran Sasso invece che lotterà per salvarsi. Voi che pronostico fate? Che, cosa pensi? Si salverà la Gran Sasso? Ma io me lo auguro vivamente perché diciamo, la Gran Sasso ha tutte le, le carte in regola per poter eh, eh, diciamo, guadagnare la permanenza in Serie A anche per questa stagione e per la prossima. E quindi, noi ci auguriamo che, che possano restare. E, diciamo, il loro girone è duro, però, non vedo che, se c'è la volontà e ci sono gli stimoli giusti, eh, non vedo problemi de, per la squadra della Gran Sasso. Una domanda, invece, che faccio a tutti e tre. Eh, qual è la squadra del, del che andrete ad affrontare adesso nel pool promozione che vi intimorisce di più è difficile perché diciamo il girone è abbastanza difficile eh, io mh, Prima di tutto metteremo i medici di, di Firenze che sono guidati da, da Pasquale Presutti eh, perché è una squadra coriacea e diciamo, è stata proprio strutturata e composta per eh, poter salire nel, nel, nel campionato maggiore, quindi nel, nell'eccellenza. Eh, ovviamente un pericolo, una mina vacante è l'Accademia perché appunto eh, leva punti alle altre squadre ma non può eh, competere per la promozione e poi in terza posizione metterei il Recco, che sicuramente è una squadra che ogni anno arriva alle fasi finali l'anno scorso alla finale pur perdendola, però è una squadra che diciamo, dà sempre filo da torcere a tutte le compagini che affronta. Io, io personalmente sì vedo molto con timore il, il Firenze perché è una squadra che sappiamo benissimo sia preparata per salire nel campionato d'eccellenza, quindi sarà molto difficile giocarci. Sempre personalmente starò molto attento alle mie vecchie conoscenze dell'Accademia, avendoci giocato insieme e sapendo qual è il loro, il loro potenziale, però starei anche attento alle le vecchie alle squadre con cui abbiamo già giocato perché ricordo che contro la Primavera abbiamo perso ed è stata una partita molto difficile, e soprattutto per, avendola persa in casa, quindi non è da sottovalutare questo girone, dovremo essere molto, molto preparati. Ma anch'io concordo pienamente con Flavio perché comunque... Una volta che accediamo a questa pool promozione tutti quanti hanno voglia di, di cercare di andare comunque a queste fasi finali, quindi anche le nostre vecchie conoscenze come Primavera e Benevento ci daranno freddo docce perché si impegneranno al massimo. In più i medici che è una squadra costruita in maniera importante per poter accedere a queste fasi finali non è da sottovalutare, come non sono da sottovalutare anche Recco e Accademia come appunto sottolineato, come Minavagante perché insomma è una squadra che non potendo accedere alle fasi finali può levare punti a tutte le altre. Cambiando argomento invece, eh, domenica inizierà il 6 Nazioni. Qual è la partita che, eh, del 6 Nazioni che voi non volete assolutamente perdere? È una domanda che faccio a tutti e tre. Beh, da parte mia sicuramente Irlanda e inghilterra perché l'Irlanda l'anno scorso è stata l'unica squadra che ha battuto i All Blacks. Ha dimostrato di poter competere alle, ai massimi livelli mondiali e l'Inghilterra, perché in questo momento occupa il secondo posto nel ranking mondiale, è immediatamente dietro i All Blacks. E, diciamo, tutti aspettano la sfida tra Inghilterra e All Blacks e soprattutto il, il Tour de Lions in Nuova Zelanda delle, della prossima estate. Quindi, sicuramente, questa è la, è la, la sfida più attesa delle, di queste 6 nazioni. Eh, per quanto riguarda il nostro piccolo all'Aquila invece eh, vorrei ricordare che il 12 febbraio alle ore 14 c'è l'incontro di, di, di rugby 6 nazioni femminile eh, allo Stadio Fattori eh, tra Italia e Irlanda, è un appuntamento che è, diciamo, importante per la città e al quale invito tutti gli appassionati di rugby e dello sport eh, e tutti coloro che volessero partecipare a intervenire. Io penso che la partita tra l'Irlanda e Inghilterra sarà sicuramente quella più diciamo, decisiva per queste sei nazioni. Sono due squadre che comunque vengono da, da delle partite molto, molto ben giocate. L'Irlanda ha, ha, ha interrotto la serie di vittorie della Nuova Zelanda inaspettatamente, l'Inghilterra invece è una squadra che sta costruendo e sta, appunto, sta risalendo da, da un periodo buio dopo il Mondiale de, del 2015. Quindi, Diciamo che saranno partite molto, molto, molto interessanti. Io comunque sono curioso di vedere la nostra nazionale perché dopo la vittoria contro il Sudafrica penso che possa fare bene queste senazioni e spero, spero che faranno bene appunto. Sì, io pure penso che il run in Inghilterra sia forse la partita più, più avvincente e più promettente per questo che ci potrà dare queste senazioni. Eh, Anch'io però concordo con Flaio e sono molto curioso di vedere come andrà la nostra nazionale sotto la guida di questo nuovo CT che mi dà molta fiducia. Bene, quindi Irlanda e Inghilterra hanno avuto, hanno avuto la meglio. Invece del Galles cosa pensate visto che l'Italia sortirà proprio con il Galles il 5? Beh, il Galles sempre negli ultimi anni è stata, una, è stata una delle formazioni che si è fatta diciamo, valere di più in, questi, in queste ultime senazioni. Non sarà un esordio assolutamente facile, ma io da buon italiano spero che eh, i nostri giocatori diano il massimo e cerchiamo insomma, perché no di iniziare con una bella vittoria che sarebbe una bellissima iniezione di fiducia per tutto il restante senazioni. Il giocatore che più vi ispira, ecco, il giocatore a cui voi fate riferimento in Nazionale oppure all'estero, qual è? Beh, ce ne sono, ce ne sono parecchi. Diciamo che comunque come capitano Sergio Paris è sempre il giocatore più, più seguito da noi giovani, soprattutto perché sia un esempio di, di uomo che di giocatore sia dentro che fuori al campo. Poi del mio ruolo ce ne sono, Ghiraldini comunque è un gran giocatore, anche le nuove, i nuovi ingressi nazionali, in nazionale sono, sono grandi, grandi esempi, quindi diciamo che di ispirazione ce ne sono molte, ovviamente penso a me, penso a cosa fare nel futuro e ovviamente loro sono i primi punti di riferimento. Ah, io come giocatore no, non lo so, Nella, diciamo, per quanto riguarda il ruolo di Flavio, essendo all'Aquila avrei citato Carlo Festuccia, proprio come terrenatore che, che sicuramente è una figura di primo piano nel, nel, in città e per questo sport. E poi io diciamo, sì, come figura fondamentalmente il capitano Sergio Parisse, eh, però ricordiamo anche i giocatori che stanno emergendo, negli ultimi anni, quindi Favaro e ultimamente Campagnaro che proprio domenica, sabato scorso, ha, con la sua squadra, i Exeter, ha ex segnato tre mele ai Whoops. Quindi diciamo, mi, mi sento di, 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 di fare questi nomi come diciamo, mh, figure del futuro, senza dimenticare che ci sono dei ragazzi a che comunque sono presenti nell'under 20, eh, primo fra tutti il capitano della nazionale under 20 e i riccioni che... Ha diciamo, un'esperienza nella, nella, nella nostra città, quindi nella polisportiva quella rugby. Sì, sicuramente anch'io, come penso la maggior parte dei, dei nostri diciamo, coetanei che praticano rugby, l'esempio principale è Sergio Pariz. Tutti quanti siamo tra virgolette, diciamo, innamorati di lui, perché, comunque, è un esempio sia fuori dentro a campo: è uno tra i migliori giocatori al mondo. Se devo guardare però per il mio ruolo io diciamo, punto più a giocatori esteri, diciamo, come può essere Mario Toce, che è una seconda linea inglese giovanissimo, anche un Devin Toner che tutti quanti mi paragonano lui per la, per la mia diciamo, altezza. E, e niente, questi comunque sono dei punti di riferimento che diciamo, sono, ecco, sono giocatori da cui uno può guardare e trarre tutto ciò insomma, che vede. Ecco una domanda un po' così impertinente, visto che hai citato la tua altezza, per curiosità, visto che è altissimo, magari in televisione non, non si vede, ma quanto sei alto? 2,5 eh, m. Perfetto, eh, una domanda invece eh, che esula diciamo, il contesto regbistico. So che in squadra ci sono eh, molti regbisti che studiano, ad esempio. Voi di che cosa vi occupate al di là degli allenamenti? Ma io come altri compagni di squadra eh, seguo il corso di... Sono, sono laureando in scienze motorie, eh, seguiamo questo corso al di fuori del rugby perché comunque sì, il nostro obiettivo è quello di arrivare eh, al massimo delle nostre potenzialità rugbisticamente, però senza comunque tralasciare un percorso di studi che comunque anche in un futuro ci possa dare altre opzioni che non siano quelle rugbistiche. Io essendo ancora 98, purtroppo dico purtroppo perché devo finire ancora il liceo scientifico, quindi sono all'ultimo anno, siamo gli sgoccioli, sto aspettando con ansia l'esame e, e niente. Anzi, ieri sono le materie quindi ho ancora un po' d'ansia, quindi così. Liceo scientifico, quindi stiamo maturando, c'è stata una polemica adesso negli ultimi giorni su fisica. Come, come la pensi te al riguardo? Ma io devo dire, ho scelto il liceo scientifico, ma non sono molto ferrato in quelle due materie, quindi a me sinceramente basta allenarmi su una delle due e spero di, di andare bene all'esame. Comunque sì, c'è stata polemica per fisica, ma penso che sarebbe stato difficile che uscisse, comunque è molto più raro, diciamo. Matematica comunque è una materia abordabile, basta, basta impegnarsi e si può fare tutto. Altre passioni invece che avete al di là del rugby quali sono? Ma al di là del rugby sono un amante anche del calcio, passione di famiglia che me l'ha trasmessa soprattutto mio padre. Io diciamo romano, tifo Roma e niente, questa è la mia seconda passione dopo il rugby. Invece per quanto riguarda te? Allora, come dice Alberto, essendo romano anch'io ovviamente tifo la S Roma, ma... Diciamo non è una mia grande passione il calcio, io sono più un, seguo più la musica, sono un appassionato di musica e diciamo che insieme al rugby coltivo, coltivo appunto questo e mi dà molta più carica e, e più passione. Perfetto, è sempre molto interessante incontrare appassionati di musica. E qual è il tuo gruppo preferito? A cui ti ispiri? Che, che ascolti più spesso? Ma io non sono amante di gruppi, ascolto musica diciamo, molto moderna, mi, mi dirigo sull'hip hop, l'RB, musica un po' che, diciamo, gusti, che dà gusto all'orecchio. Mi piace molto anche cantare, ballare, quindi sono una, una persona molto musicale. Bene, ci piace questo atteggiamento molto positivo. Eh, per ora è tutto. Vi auguriamo una splendida serata. Alla prossima puntata di Pallovale.